Ultimamente si sente spesso parlare di detox, di disintossicazione. Ma che cos'è questa disintossicazione? Ciao e bentornato o benvenuto sul canale YouTube Il Giardino. Io sono Giulia e in questo canale insieme a Diego ci occupiamo di salute e benessere, di alimentazione, di sostenibilità e di buone pratiche di vita. Allora, oggi andiamo dritti al punto, condividiamo con te uno dei video che abbiamo girato durante la scorsa settimana, in cui si è tenuto appunto un evento a distanza organizzato da noi legato proprio alla disintossicazione. L'evento si è chiamato Detox Invernale Crudista ed è stata una settimana in cui insieme ad altre 16-17 persone abbiamo sperimentato un'alimentazione altamente disintossicante a base di soli alimenti crudi. E alla sera facevamo delle dirette in cui approfondivamo vari argomenti e uno di questi è stato proprio la disintossicazione. Pensiamo che siano contenuti preziosi, per cui abbiamo deciso di condividere con te questa diretta in particolare. E abbiamo oscurato, comunque eliminato le parti in cui si vedevano i volti, insomma, delle persone coinvolte, perché insomma anche per un fatto di tutela, di privacy. Però ci sembrava importante comunque trasmettere anche qui su YouTube questi concetti, quindi ti lascio subito a questo video e vedrai che la voce è un pochino sfasata rispetto all'audio, non so come mai, sul computer me lo fa vedere bene, poi quando vado a montare si sfasa, vabbè, insomma, tanto non è che c'è tanto da vedere, ci sono le nostre facce, più che altro c'è da ascoltare, quindi insomma spero che tu possa comunque apprezzarlo. Ti ricordo già qui che se ti fa piacere sostenere il nostro lavoro e aiutare questo canale a crescere, puoi iscriverti cliccando sul bottone iscriviti e sulla campanellina. Poi puoi lasciare un mi piace o un commento e nel box in descrizione puoi andare a curiosare su tutti i nostri social o le nostre pagine. C'è la pagina Facebook, c'è il canale Telegram, insomma trovi tutti i nostri link, i nostri riferimenti. Ti lascio al video e buona visione. Ciao! Allora, oggi volevamo parlare di disintossicazione. Cos'è questa roba che stiamo facendo, no? In questi giorni? Che cos'è una disintossicazione? Come avviene? Come funziona il corpo in questi giorni? Cosa sta accadendo nel nostro corpo, no? Qualche elemento in più. Allora, questa esperienza l'abbiamo chiamata detox. Detox vuol dire disintossicazione. La disintossicazione non è altro se non un processo di eliminazione di tossine da parte del corpo. Cosa sono le tossine? Sono scarti, fondamentalmente, potremmo anche chiamarle veleni, comunque delle sostanze di scarto che risultano dai vari processi, dai vari lavori del nostro corpo e che devono essere eliminate, proprio perché sono degli scarti. E come tutti gli scarti, se gli scarti li teniamo nel bidone, dopo un po' puzzano, li dobbiamo buttare, no? Quotidianamente. Quindi uguale anche il corpo. Il corpo quotidianamente deve buttare fuori questi scarti che gli risultano dai suoi numerosi processi. E quindi quotidianamente lui ha delle strategie, no? Attraverso cui espelle queste tossine, no? In modo particolare lo fa durante la notte, no? La notte sono tante ore di digiuno, tante ore in cui non mangiamo e quindi il corpo ha molte più energie, anzi non solo non mangiamo, non facciamo proprio niente, no? Quindi il corpo ha tutto il tempo di dedicarsi totalmente a questo lavoro di pulizia. Infatti di notte siamo proprio in una fase di eliminazione, no? Eliminazione delle tossine. E ce ne accorgiamo da cosa? Perché al mattino noterete tutti che abbiamo alcuni sintomi, diciamo così, indicativi di questo lavoro notturno che il corpo ha fatto. La lingua con una patina più bianca, magari l'alito un po' più pesante, le caccoline negli occhi, ecco, tutte queste cose sono tossine e scarti che vengono buttati fuori quotidianamente, quindi è un qualcosa, sono processi naturali, non è possibile che non ci siano, no? È normale in una qualche misura che ci siano delle tossine nel nostro corpo, non è un problema, è parte dei compiti del corpo riuscire a gestire queste quantità. E da dove arrivano queste tossine? Oggi c'è molto, si parla molto di cibo, c'è molta attenzione all'alimentazione che per carità è un po' l'ABC, per noi è proprio una base da cui partire, ma non è l'unica cosa che ci nutre il cibo che mangiamo, no? Noi ci nutriamo di tantissime altre cose, ci nutriamo
di sole, di aria buona o viceversa inquinata, a seconda di dove passiamo le nostre ore, ci nutriamo di relazioni positive o viceversa relazioni pesanti, faticose, lo stress, insomma, acqua, acqua pura o acqua invece inquinata. Cioè, sono tantissimi i fattori che possono inquinare, avvelenare il nostro corpo tutti i giorni, ogni minuto, ogni secondo. E quindi sì, non è solo il cibo, è il cibo, ma anche tanto altro, no? Tutto quello che riguarda lo stile di vita. Quindi, per esempio, tossine mi possono venire dal fatto che io passo tutta la giornata seduta davanti a un computer, o dal fatto che litigo con, non so, con mio marito, o dal fatto che ho un lavoro stressante, cioè ci sono tantissimi fattori, eh? E quindi, insomma, non è facile capire da dove arrivano queste tossine, però ecco, arrivano dallo stile di vita e queste sono le tossine che possiamo chiamare esogene, cioè che provengono dall'esterno, cioè fattori esterni che mi intossicano in un qualche modo, no? Però ci sono anche fattori interni, no? Legati a quelli che sono i normali processi metabolici del corpo. Ad esempio, le cellule hanno anche loro una loro vita, vivono, si sviluppano e a un certo punto muoiono, quindi diventano uno scarto che va espulso, no? Questo è un esempio per dire che anche internamente c'è dello scarto che poi viene prodotto e deve essere espulso, e questi sono i fattori cosiddetti endogeni, quindi quelle tossine che provengono dall'interno del corpo. Quindi capite che, cioè, veramente ogni minuto si creano tossine, girano tossine, quindi questo è normale ed è impossibile avere un ambiente atossico, no? Nel nostro corpo. Ma non è un problema, non è un problema perché fin tanto che queste tossine rimangono al di sotto di una soglia controllabile, gestibile dal corpo, tutto funziona nel nostro corpo, tendenzialmente stiamo in salute e funzioniamo. Il problema quando si pone? Si pone quando queste tossine superano un certo livello. Accumuliamo, accumuliamo e il corpo non ci sta più dietro. A quel punto cosa accade secondo voi? Cosa fa il corpo? La malattia? Dice Si ammala? basta, è ora di Basta, mo non la capisce, gli do un bel segnale forte a questo fermare qua. sul lo faccio fermare io. Esatto, quindi la malattia qualcuno in realtà la chiama benattia Benattia. anziché malattia. Perché? Perché malattia fa pensare a qualcosa di Di negativo, male, no? Per di carità, è cattivo. vero, il sintomo non è molto piacevole, però perché benattia? Perché in realtà è una serie di meccanismi messi in atto dal corpo per ripulire il corpo, ok? Ad esempio, sulla febbre, questo lo sanno tutti, no? È un classico, si dice la febbre fa bene, no? Quindi, perché la febbre è un innalzamento della temperatura corporea messo in atto appunto dal corpo stesso al fine di appunto instaurare dei processi sempre depurativi, ok? Depurativi. Quindi sciogliere con una temperatura più alta maggiormente le tossine, rimetterle in circolo, espellerle, eccetera, eccetera. E su questo è così. Su altre cose magari è un po' più difficile capire il nesso, però il corpo cerca sempre nella sua infinita saggezza di fare tutto quello che può fare, tutto quello che può mettere in atto per ripristinare la salute, per ripulire Il il corpo. corpo e per ripristinare la salute. È chiaro che più di tanto non può fare, no? Voi immaginate di farvi una ferita, una piccola ferita, una piccola abrasione. Se voi anche semplicemente la pulite, la sciacquate, la lavate, nel giro di qualche giorno Guarisce. guarisce, no? È proprio il corpo che la guarisce. Noi possiamo anche non fare nulla, no? E su questo si capisce bene. Se però noi ogni giorno andiamo Continuiamo a a riaprire la ferita perché magari ci sbattiamo o utilizziamo un attrezzo sempre nello stesso modo tutti i giorni, è ovvio che il corpo cerca di guarire, ma non riesce proprio perché noi manteniamo quell'abitudine che ci ha creato, ci ha portato ad avere quel danno. Quindi a volte anche le malattie gravi, cosiddette malattie gravi, si dice non guariscono incurabili, ma perché? Perché noi perseveriamo in tutte quelle abitudini e assunzioni, a volte anche dall'esterno, anche di
cosiddetti farmaci, no? Che spesso non fanno altro che intossicare ancora di più, quindi non solo non risolvono il problema, ma addirittura lo peggiorano. E quindi questo poi ci porta a continuare a star male, star male, star male, e ahimè purtroppo a stare sempre peggio. Noi abbiamo avuto testimonianze, vabbè, su noi stessi, anche su familiari, persone vicine, anche più lontane, ma testimonianze veramente da fare rabbrividire, in senso positivo intendo, però a me ha fatto rabbrividire fin dal primo momento, perché ho pensato, bene, quella persona si è salvata, però tutte le altre, a cui magari per ignoranza, per cui a queste cose non le sanno perché semplicemente non le conoscono, no? Questo mi è dispiaciuto, e infatti quello che a me piacerebbe appunto è divulgare queste conoscenze, che per me sono preziosissime, sono più preziose dell'oro, perché no? Pensiamo quanto, anche proprio a livello economico, se vogliamo fare, no? Però ecco, perché sono preziosissime, conoscenze preziosissime che però non sono note, ahimè. Purtroppo sembra strano nel 2023, però è così, insomma, non sono note. E poi appunto, senza ovviamente avere la pretesa che sia la verità assoluta, assolutamente, però insomma mi piacerebbe che ci sia la possibilità di scegliere, no? Poi ognuno fa le sue scelte e nessuno giudica assolutamente queste scelte, però quello che mi dispiace è a volte vedere invece che... E quando non c'è una scelta, non hai, no? Le opzioni. Cioè io entro in un ospedale, mi viene fatto un esame, mi viene detto che ho una certa malattia, mi vengono date certe medicinali molto forti, molto gravi, che mi debilitano. Da quel momento lì comincio a star male a causa di, no? E comunque vabbè, adesso mi sto forse un po' divagando. Il trucco è che la stragrande maggioranza delle malattie, non proprio tutte, però la stragrande maggioranza delle malattie in realtà hanno un'unica origine, che è questo eccesso di tossine, che nell'igienismo, e parleremo di igienismo per chi non ha mai sentito, non sa che cos'è venerdì, però oggi no, perché sono troppa carne al fuoco. Per l'igienismo l'origine della stragrande maggioranza delle malattie è la tossemia o tossicosi, che è l'eccesso di tossine. Quindi da questo eccesso di tossine derivano tutta una serie di problemi di funzionamento nel corpo. Quindi è chiaro che se io esco di casa e mi investono, non è stato un eccesso di tossine, no? Chiaro. E lì magari posso avere bisogno di una serie di terapie, anche di una medicina di urgenza, no? Però ecco, la maggior parte delle malattie che nella nostra società a un certo punto sembra che caschino dall'alto, no? A caso, e di cui non ci sanno dire le cause, in realtà la causa è tutta lì, cioè è nella tossemia, e quindi in uno stile di vita malsano. Altra cosa che a noi ha sempre fatto molto riflettere: a un malato vengono date delle terapie, dei farmaci, dei medicinali che a un sano farebbero male. E come fa uno che è già debole e sta male a trovare giovamento da una cosa che farebbe stare male anche un sano? Cioè, in realtà la cosa che funziona per tutti è la stessa. Cioè, ciò che fa star bene, fa star bene. Ciò che fa star male, no? Cioè... per noi è molto più lineare in realtà anche il discorso, no? Una volta che si sono capite un po' le basi. E quindi no, a noi questo proprio ci ha rivoluzionato la visione della vita, nel senso che veramente poi non devi più avere paura della malattia. Non perché sei al sicuro, perché per quanto possiamo essere attenti può sempre capitare, per qualsiasi motivo, perché non siamo dei supereroi, dei superuomini, delle carenze ce le abbiamo tutti. Non riusciamo a fare tutto perfetto, quindi può succedere, no? Che ci ammaliamo in maniera più o meno grave. Però non bisogna più aver paura, perché si sa qual è la strada per tornare indietro, no? Quindi a noi questo, anche poi questi anni di Covid andante, ce le ha fatti vivere anche con molta serenità, no? Nel senso che, vabbè, se capita, so cosa fare, no? Non è diverso da un'altra malattia che potrebbe capitarmi, ecco. Quindi insomma questo è un po' il concetto di disintossicazione e quello che stiamo facendo in questi giorni. Perché? Perché come dicevo la disintossicazione è in atto sempre, tutti i giorni il corpo lo fa e sono le sue funzioni quotidiane, però noi possiamo sostenere questo lavoro di
pulizia interna, no? Nel quotidiano, coltivando uno stile di vita che poi approfondiremo anche nelle prossime puntate, che sia il più possibile salutare, che ci dia benessere veramente a tutti i livelli. Quindi l'azione più potente è quella che facciamo poi negli altri, quanti sono? 359 giorni della nostra vita di questo anno, no? E più che questa settimana. Però possiamo anche sostenere il corpo con dei momenti un pochino più forti, come possono essere appunto delle disintossicazioni, con diete attenuate, come in questa settimana, con veri e propri digiuni ad acqua. Tutti questi tempi che ci possiamo prendere sono proprio una bomba, no? Da questo punto di vista della disintossicazione. Sono proprio un dare spazio a quella funzione del corpo, no? Un dire... ok, mi fermo e faccio quello, mi dedico a quello, no? Quindi esatto. Questo è un po' il significato anche di questa settimana, insomma. Esatto, come devo fare per avere la casa pulita sempre? Devo innanzitutto stare attento a non sporcarla, no? Quindi attuare tutta una serie di cose nel quotidiano, non entrare con le scarpe sporche, insomma, eccetera, eccetera, no? Tutta una serie di cose che mi fanno sì che queste tossine non entrano, no? Non entrano o comunque ne entrano in maniera minore. Poi devo quotidianamente cercare di tenere pulito, grosso modo, e poi ogni tanto devo fare delle pulizie un po' più grosse, un po' più forti, un po' più approfondite, no? Cosiddette pulizie di primavera, d'autunno, stagionali, diciamo così. E questo che stiamo facendo questa settimana è proprio una di quelle, ok? È proprio una di quelle. E quindi insomma questo ecco è qualche cosa di una tantum che però insomma ci cambierà, lo vedrete, già lo state vedendo, non solo fisicamente perché si dimagrirà, per chi non è abituato a mangiare così sicuramente, ci si ripulirà, ci dimagrirà, ma anche mentalmente, la mente si alleggerirà, insomma. Certo, perché le tossine sono in circolo dappertutto, no? Quindi anche la mente beneficia, no, di questi periodi, perché noi abbiamo sperimentato che questi tempi è più lucida, sono più chiari gli obiettivi, si disintossica un po' anche la mente, no? E siamo anche magari più forti nelle nostre scelte, infatti anche, ecco, se vi vengono in mente anche dei, tra virgolette, buoni propositi, quelli che si chiamano buoni propositi per la vostra vita, per obiettivi, no? Propositi, cose che volete magari lasciare o, ecco, sicuramente durante questa settimana e anche alla fine può essere un'occasione buona per provare magari a fare un cambiamento, un po' qualunque esso sia, mi viene da dire, non solo a livello fisico, che so, smettere di bere il caffè, per dire, ma anche proprio... A qualsiasi livello. No, devo parlare a quella persona, devo... A qualsiasi livello della vita, no? E ci si sente anche un po' più coraggiosi, a volte. E quindi, sì, appunto, sembra strano, insomma, tutti questi cambiamenti semplicemente mangiando cibo crudo, però... E poi più cercate di seguire quello che vi diciamo, quindi la frutta, solo frutta durante il giorno, solo crudo, insomma più vedete che la disintossicazione è forte. Ecco, prima Giulia diceva la questione della lingua, ecco, la lingua è la patina bianca che c'è sulla lingua è proprio un indice anche quello di disintossicazione, non so se ci avete fatto caso. Che è più bianca. Che la lingua, cioè, se voi... guardate proprio sulla superficie della lingua c'è una patina bianca, soprattutto per chi non è abituato a mangiare così. E soprattutto al mattino. Quindi è un cambiamento abbastanza forte e quindi il corpo è proprio disintossica molto, c'è questa patina bianca, ecco. Quindi questo è proprio un sintomo che stiamo facendo, che quello che stiamo facendo ha un risultato proprio, quindi insomma... poi vedrete, insomma, tornando poi all'alimentazione, diciamo, di prima, questa patina più in pan svanirà e quindi, insomma, questo semplicemente è qualche cosa che indica che il corpo sta lavorando, che il corpo ha messo in atto un po' tutti questi meccanismi di cui abbiamo parlato.